Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Albano Carrisi, uno dei volti più apprezzati della scena musicale italiana, non solo nel nostro paese, ma anche a livello internazionale. La sua unione sentimentale con Romina Power, tanto romantica inizialmente, quanto tumultuosa negli ultimi tempi, è stata spesso oggetto di chiacchiere sui media. Così come avvenne anche per la tragica scomparsa della loro primogenita, avvenuta in circostanze misteriose. Il continuo accanimento, da parte dei media, sulla sua vita privata, potrebbe aver esacerbato la comparsa di una malattia cronica, con cui ora è costretto a convivere ogni giorno. Durante un'intervista, infatti, Albano ha rivelato di avere dei problemi di salute che lo assillano da decenni. La psoriasi, spiegando che proprio lo stress gli ha causato questa molesta malattia della pelle, che causa secchezza, tessuti squamati, prurito e sanguinamento. Dopo essere stato in un centro specializzato, Albano confessa di tenere sotto controllo questa patologia cercando di eliminare il problema dalla radice, affermando: «Sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress, altrimenti il problema ritorna a manifestarsi». Ma la psoriasi non è l'unico problema di salute con cui l'artista ha dovuto combattere. In un'intervista di qualche tempo fa, rilasciata al settimanale Oggi, Albano racconta di aver avuto un tumore, scoperto grazie ad uno strano gioco del destino. «Il merito è di un mio amico, Valentino. Ci conosciamo dalla fine del 1962. Lui faceva il cuoco nel ristorante in cui io facevo il cameriere. Le nostre strade si sono divise, io sono diventato un cantante e lui ha fatto carriera in polizia. È entrato nell'antimafia. Si vede che le nostre vite ogni tanto si devono incrociare. Dopo tanto tempo l'ho incontrato e mi ha raccontato la sua disavventura con il tumore alla prostata. La diagnosi l'avevano fatta tardi, la situazione era molto compromessa e allora mi ha consigliato, come fossi un fratello, di fare un controllo. Fortuna che gli ho dato retta». Albano, ormai guarito grazie ad un'operazione, spiega di volerne parlare per evitare che altre persone diano poco peso alla prevenzione. È fondamentale, dopo una certa età, sottoporsi a controlli periodici accurati, perché anche malattie come il tumore potrebbero essere sconfitte se colte in tempo. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.